Il complesso delle case Castorani, inserito nell'ASP 2 della provincia di Teramo, è un complesso che tuttora si connota per la sua assistenza alla persona ed è la caratterizzazione tutto sommato che percorre longitudinalmente i 500 anni di storia della struttura, che affonda le sue radici nell'ospedale di San Rocco, il cui primo documento del 1526, e quindi nello snodarsi degli eventi nel periodo immediatamente postunitario, la nascita dell'asilo d'infanzia gestito dalle Figlie della Carità, cui si aggiunge nel 1873 un educandato convitto femminile tra i più importanti dell'Italia centro-meridionale, e quindi nella metà degli anni 80 dell'Ottocento il vero e proprio istituto Castorani, cioè l'orfanotrofio femminile. È una storia lunga, interessante, un frammento di storia sociale non solo di Giulianova e della provincia di Teramo, ma dell'Abruzzo intero, che questo libro necessariamente e opportunamente documenta, per consegnare così alle nostre vicende prossime o remote un frammento, credo, non sprovvisto di interesse della storia sociale dei nostri territori.